Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo video andremo ad utilizzare insieme la nuovissima palettina Born to Go della Urban Decay che avete visto nello scorso video haul. Ho ricreato questo look semplice ma con un punto luce veramente particolare e scoprirete durante il video di che colore si tratta. E vi lascio il video. Eccoci qua, iniziamo subito il video. Oggi andremo ad utilizzare la nuovissima palette di Urban Decay, la Run to Go, che è questa palette qua che vi ho già mostrato nello scorso video. Ok, andiamo subito ad utilizzare il primer e per rimanere in tema utilizziamo sempre quello della Urban Decay. Perdonatemi se sentite dei rumori, ma ovviamente ho la finestra aperta. Siccome l'unico bianco che è presente nella palette è leggermente brillantinato, ma proprio leggermente, vado a prendere un colore burro da un'altra palette ed è questa qua della Huda Beauty e prendo il mio amatissimo color burro. A proposito di mal di gola, come potete vedere, trovate anche questo nella mia Makeup Collection. Andiamo a prendere questo colore qua, questo colorino qua, come colore di transizione. E lo andiamo a mettere sulla piega dell'occhio in maniera molto delicata, prelevando poco prodotto alla volta perché non so minimamente. Ok, sì, diciamo che la pigmentazione c'è. Mi vado ad aiutare con lo specchio della palette perché è troppo lontano l'altro. Comunque, devo dire una piccola pecca di questa palette e che se è considerata come palette da viaggio è veramente tanto pesante. E ci sono anche palette con uno specchio bello grande, ma decisamente la metà del peso. Se consideriamo la pesantezza, non è molto pratica, però è una bellissima palette dove ha molti toni per tantissimi look più o meno stravaganti. Mi sa che andiamo a prendere Thrift, che è questo colorino qua. E lo andiamo a prendere e lo andiamo ad applicare dall'angolo esterno verso l'interno. Qua lo mettiamo da fuori, creando una piccola V, e lo portiamo verso l'interno. Ovviamente dopo non andiamo ad applicare fondotinta assolutamente, perché per mettere quello mi serve il fresco e un colorito decisamente molto più chiaro. Non contenta, vado a scurire ulteriormente andando ad applicare Punk, che è questo colore qua, nell'angolo esterno dell'occhio, con un pennello a penna e poi lo andiamo a sfumare. Quasi che come intensità mi può piacere. Non so se applicare questo colore qua, Big Sky, se non erro, sì, oppure Stressed, che è il secondo colore della palette, ma secondo me vado ad applicare Stressed. E Big Sky lo applichiamo tipo nell'angolo interno, facciamo proprio. Ok, ora sfumiamo ovviamente il bordo. E comunque ho scoperto che l'Epic Ink, non so cosa, perdonatemi, ma ho bisogno che raccolga i capelli. Eccoci qua. Che non ho capito cosa è successo al mio Epic Ink, ma tutte le volte che lo applico, poi all'inizio tipo si divide, si apre e poi qua sbaffa tutto. Non ho capito se è il caldo, se è finito, se si è rovinato. Fatto sta che comunque lo devo ricomprare per forza perché non lo riesco più a utilizzare e quindi oggi non lo potremo andare ad utilizzare. Abbondantissimo mascara oggi, ovviamente. Poi mi è anche finito il Worth the Hype della NYX Professional Makeup che faceva la mia combo con il Dark Love, quindi comunque se mi seguite su Instagram e se ancora non lo fate troverete il link diretto sotto nell'info box, avrete visto che ho iniziato a fare il countdown per il Cosmoprof 2019. Spero di riuscire ad andare 2 giorni. Però non lo so ancora. Faccio l'altro occhio e poi torno. Però prima completiamo. Allora, vado a riprendere Reef, che è il marroncino. Andiamo a riprendere Baia, che è il colore che abbiamo applicato per primo sulla piega dell'occhio. Come sapete, io amo i colori caldi.
Ma ci siamo. Ancora un pochino di riff, proprio l'attaccatura delle ciglia per scurire il tutto. Avete visto il mio amico che mi è uscito? Simpatico, proprio nell'arco di Cupido, bellissimo. Bello. Ok, perfetto. Mascara anche sotto. Si muovono tutti i rossetti. Ora per completare quest'occhio qua vado a fare le sopracciglia con il mio Universal Deep Brown che sta quasi terminando. Eccolo qua, come potete vedere è quasi finito. E non so se ricomprare questo o provare altri prodotti, in caso consigliatemeli qua sotto perché non so veramente, mi piaceva provare quello di Anastasia oppure quello della NYX, ma non lo so, non so dove buttarmi. Oppure addirittura se ricomprare lo stesso, o se no anche quello della Nabla mi piaceva da provare così, perché come vedete a me durano circa un annetto più o meno, forse anche meno. E quindi fatemi sapere voi cosa utilizzate oppure cosa mi consigliate. E io nel mentre le vado a ridisegnare, voglia di vedere tipo un cartone Disney, così a caso, però non so quale. Qual è il vostro cartone Disney preferito? Ok, ora faccio l'altro occhio senza perdermi tanto in chiacchiere e ci rivediamo subito dopo. Ok, perfetto, eccomi tornata. Secondo me nella parte precedente il volume della mia voce era troppo basso e quindi mi scuso. E ora andiamo avanti con il viso, dove abbiamo, aiuto, intanto una macchia di mascara. Dove applichiamo su tutto il viso, ovviamente, la mia Universal della Laura Mercier per andare ad opacizzare il tutto, anche se mi è volata la spugnetta, perdonatemi, anche se il fondotinta non lo abbiamo applicato, sta sbriciolando letteralmente. Che odio! Perché quando arriva la fine, che hai il buco, succede un patatrac. Però per il resto è top, rimane la mia cipria preferita. Passiamo oltre, facciamo il contouring. No, non voglio utilizzare taupe. Cambio idea. Morfeo. Ritiriamo fuori la mia magnifica palette tutta bella sporca, composta da me della Mulac. Quindi vado a fare contouring con Morfeo, poi scaldo il tutto con il bronzer di Patrick Star, questo qua in edizione limitata, uscito qualche mese fa in realtà. Eccolo qua, questa è la colorazione, come potete vedere molto calda, infatti è un bronzer, e vado a scaldare il tutto con movimenti molto più ampi. Allora, bellissimo questo pennello, è il 116 della MAC, ce l'ho da una vita, però purtroppo sta iniziando a perdere colpi. Vi chiedo anche questa cosa, così mi potete aiutare, se conoscete un pennello da questa forma molto simile. Questo è venduto come un pennello blush, però io lo stramo per fare il bronzing. Se conoscete un pennello con questa forma qua di qualsiasi marca, passando al blush, voglio ritirare fuori una chicca della casa Nabla. Questo blush qua, che ora vi dico anche il nome. Regal Mauve, una volta mi ricordo che ho sbagliato a comprare un blush della MAC ed è troppo scuro. Mi sa che, cioè, li voglio ritirare fuori i blush della MAC perché ora che li vedo sono bellissimi e quindi li voglio riutilizzare. Eccolo qua. Guardate quanto è scuro. Lo proviamo ad utilizzare? Sa di sì. E l'ho utilizzato qualche volta. Wow. Guardate che macchia. Perché combini i casini? Allora, adesso diciamo che ho toccato un po' la pelle, quindi avendo una pelle un pochino delicata si è arrossa subito, quindi vediamo, passo oltre, poi ripassiamo un attimo al blush per schiarire la situa. Vediamo se la situazione, infatti la situazione blush è migliorata perché era soltanto uno sfregamento della pelle. Ora passiamo al punto luce, che come vi dicevo prima, lo voglio fare con Big Sky, questo colore qua. Lo andiamo a prelevare e lo vado ad applicare all'interno dell'occhio. Beh, ma non si vede. Ma che è? Oh, wow!
Mi piace. Vuoi piacere? Forse un po' esagerato? Ora passiamo all'illuminante ed utilizziamo ritiro fuori dal fondo del cassetto questo illuminante della Tarte, bellissimo, che ne ero follemente innamorata. Ne sono follemente innamorata e questo è il nome. Eccolo qua. Bene, guardate cos'è. Cosa non è questo illuminante? Cioè, mi vedono anche dalla luna. Rossettino, rossettino, utilizzo questo qua che è l'Extreme Matte della Misauda nella colorazione 102 Waffle. Bellissimo, comprata al Cosmo Prof. Super innamorata di questi rossetti, tant'è che ne ho ricomprato un altro. Questo è nella colorazione 116 Fat Gad. Questa colorazione qua. Per il momento è molto il colore delle mie labbra, come potete vedere. Applicherei nuda volontà. Questo coso verde sparaflesciante. Però vabbè, ci sta. Ok, il trucco è finito. Io spero che vi piaccia. Vi mando un grosso bacio. Ci vediamo nel prossimo video. Vi saluto. Ciao!